Eccoci finalmente alle gare estive di Colle Valdelsa in Toscana. Questa è la prima giornata di gare che si conclude. Oggi ho effettuato la gara da trampolino di 3 metri e purtroppo sono arrivato soltanto sesto, infatti non sono molto soddisfatto. Mentre al sincro con il mio compagno abbiamo preso una terza posizione. Che dire, ogni volta è sempre la stessa sensazione, quella di poter fare molto di più e quindi una leggera insoddisfazione del piazzamento, ma chiaramente questo mi incita a allenarmi sempre di più e ripresentarmi alle prossime gare. Oggi seconda giornata di gare. Per quanto mi riguarda, gara dal trampolino di 1 metro, che non è andato tanto bene, infatti non mi sono classificato tra i primi 3 e un'altra volta non sono molto contento, perché soprattutto si tratta di rifiniture, di chiusure, di entrate verticali, di piccoli dettagli che però fanno una grandissima differenza a livello dei punti. Quindi l'obiettivo dei prossimi giorni è lavorare su appunto queste chiusure, queste finezze, questi dettagli. Vorrei avere un migliore posizionamento alla gara di Kazan nel prossimo mese di agosto. È la terza giornata di gara, è stato durissima anche questa volta, veramente tenere la concentrazione per tutti questi giorni non è facile. L'ultima gara è stata quella dalla piattaforma e è andata molto bene, benissimo. Peccato che un tuffo, il mio tuffo migliore, non è venuto bene e quindi il punteggio è rimasto basso. Nonostante ciò mi sono preso un secondo posto, che non mi dispiace neanche questa volta. In compenso, mettendo i miei punti insieme con quelli degli altri della squadra, la Di Biasi vince questa volta la Coppa d'Argento nella categoria Propaganda e invece nella categoria Master vince la Coppa d'Oro. E dopo questa piccola soddisfazione posso dire che mi sento abbastanza pronto per affrontare la nuova esperienza della Russia per il campionato del mondo di Kazan.